Buonasera, bentornati su Gabriele Bellives, il canale del Senza Tetto 3.0, ovvero del terzo millennio, del nuovo millennio. Ricordando a tutti che la mia vita non è un inferno, nonostante abbia passato ultimamente un periodo molto macabro, lugubre, terrorizzante direi, beh, si prova ad andare avanti, nella speranza anche di diventare, diciamo, il vostro amico preferito, dai, non amico è una parola grossa, amico virtuale, dai, amico virtuale preferito. Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi parliamo strettamente del primo giorno che ho dormito come senza tetto, come, sì, senza tetto, dai, barbone no, ancora non lo ero. Come sono arrivato a questo giorno? Ho fatto un video, lo trovate nella playlist imperdibile, l'unica playlist di questo canale al momento. Il video si intitola "Sono un senza tetto, ma l'ho deciso io", punto interrogativo. Quindi chi non l'ha visto magari va a vederlo. Oggi parliamo di quel giorno. Che giorno era e perché pubblico ora questo video? Quel giorno era il 30 maggio 2008, quindi quest'anno, a brevissimo, sarà ben 10 anni di vita da strada. Scusate, no, hanno acceso anche la luce. Allora, da dove partiamo? Innanzitutto diciamo che era un venerdì. E il venerdì in quei tempi lavoravo in un magazzino, detto tra noi senza contratto, ma va bene lo stesso, non c'è problema. E l'orario era dall'8 di mattina alle 2 di notte, alle 2 del mattino del sabato, con 2 ore di pausa, a mezzogiorno alle 2. Scusate. E niente, come iniziò quel mattino? Allora, innanzitutto bisogna dire che era già un periodo che ero stanco di lavorare, ma non stanco nel senso, diciamo che quel lavoro non dava più sbocchi, sicuramente non era un lavoro da fare carriera, la paga per umano era lo stesso, era orario naturalmente, però facevo generalmente, oscillavo, lo stipendio oscillava sulla solita cifra, che però non arrivavo lo stesso a fine mese, non ci arrivavo mai, avevo la stanza in affitto, una macchina, una vecchia Clio del 91, non quelle che vediamo ancora oggi in circolazione, ma quelle ancora prima, e la macchina aveva un sacco di problemi, non potevo cambiarla perché non volevo appoggiarmi a qualcuno per cambiarla, poi lavoravo in nero, e niente, cioè lavoravo, il famoso criceto sulla ruota, insomma, che non sembra che faccia, si dà tanto da fare, ma niente. Poi al lavoro a quel periodo, era 2 anni che lavoravo lì, c'era chi mi bullizzava, vabbè, faceva del bullismo, e niente, insomma, stavo scoppiando, è arrivata al limite, ero già giorni, settimane, era al limite, stavo andando avanti per forza di inerzia, però si va avanti, però alla fine si sa come funziona, no? Non ci si fa più. Insomma, quel venerdì 30 maggio 2008 era un nuvolo, oscillava tra il nuvolo e la pioggia. Io mi ricordo che mi svegliai sempre alla solita ora, le 6:30, 7, da questa fitta camere, e mi ricordo che non ce la facevo andare a lavorare, ero spalle giù, schiena bassa, testa bassa, un po' ingobbito, e mi ripetevo non ce la fa, non ce la faccio più. Volevo piangere, ma non mi uscivano le lacrime. E cosa feci? Mi vestì dal lavoro e dissi devo andare, insomma, montai in macchina e mi fermai a fare colazione, erano le 7:15, 7:30, presi un caffè e una pasta, un cornetto senza nulla. Io generalmente non mangio dolci la mattina, ma quel periodo probabilmente ne avevo bisogno, sanno, i dolci tirano un po' su, stimolano le endorfine se non sbaglio, e niente, però ero triste, leggevo il giornale, perché altro lo sfogliavo, guardavo lo sport, così qualche notizia sul calcio, era ancora maggio, sugli acquisti, sai, e niente, però nulla, non ce la feci, aspettai lì al bar, stessero alle 8 che doveva essere già lì, alle 8:05 già il telefono mi squillava, era il responsabile, voleva sapere dov'ero, se arrivavo, io non risposi, quindi tornai
nella mia stanza, nell'affittacamere, stai tipo lì sdraiato, mi sentivo in colpa, avevo una crisi di senso di colpa come ne ho avuto, ne avevo già avuto in passato e poi ne ho avuta ancora dopo, in seguito, per altri motivi, o comunque sempre inerente al lavoro, chissà perché. Niente, poi uscii, pioveva, andai a fare compere per mangiare, ero triste, mi sentivo quasi malato, quasi speravo di essere malato perché almeno avevo la scusa. Poi mi ricordo, insomma, poche parole, verso mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e mezzo, andai in magazzino a dirgli ai responsabili, loro mangiavano lì, che mi sentivo male. Era una mezza scusa, era una realtà, non lo so nemmeno io cos'era. Stavo male di sicuro, però magari non avevo la febbre, ecco, non avevo l'influenza, però stavo veramente male. Io mi ricordo uno di questi responsabili, che ci fai te qua? Mi disse, vai via, non ti vogliamo più vedere. L'altro a un certo punto mi prese il braccio, stava quasi per picchiarmi. Io lo guardai così, quasi stupito, poi uscii fuori, sensi di colpa a palla e tornai dall'affittacamere. Avevo qualche soldo in tasca, ma ne avevo pochi. Avrei potuto chiedere un anticipo, ma non lo feci. Certo, uno dice se t'eri fatto furbo, ma alzo un po', se t'eri fatto furbo andava a lavorare, chiedevi un anticipo e pagavi l'affittacamere, o almeno pagavi anche lì l'anticipo per la camera, per la stanza, per il posto letto più che altro. Però non lo feci perché ero stanco, ripeto, ruota del criceto, sempre la solita vita, i soldi non ne vedevi mai, quelli che vedevi li dovevi dare via. Fatto sta che arrivò questo alle 5 di pomeriggio, 5 e mezzo, 5, 5 e un quarto, e mi disse, Gabriele, c'è da pagare l'affitto. Io sempre mi sentivo male, mi sentivo male. Il mio male non era misurabile con termometri o altri strumenti di misurazione, ma mi sentivo male. E niente, disse, non c'ho soldi. Però glielo dissi, come dire, hai rotto le scatole anche te, non me ne frega niente, vado via. Qualche ora prima avevo già fatto calcoli dove andare a dormire, pensavo che comunque avevo poca roba, la potevo mettere in bauliera, avevo la macchina, per quanto piccola potevo dormirci. Insomma, lui mi disse, se non paghi te ne vai subito. Io dissi va bene, non dissi nemmeno nulla, non feci storie, non dissi tipo ah, che mondo terribile, la vita è uno schifo, non feci nulla di tutto questo, presi e me ne andai. Mi ricordo a quel tempo, sabato e domenica, lavoravo oltretutto. Anche da un mio amico, c'era una pizzeria da asporto, sai, di quelle che usano motorini per portare le pizze. Lavoravo lì dentro, o a volte facevo consegne con la macchina. Andai lì, erano, mi ricordo, era 5 alle 6, lui apriva alle 6. Andai lì, mi guardò come disse, che ci fai qui, perché non sei al lavoro, oggi è venerdì. Non mi disse nulla, ma me lo fece capire. Stetti 5 minuti lì, arrivarono i pony, nessuno mi prese in considerazione, capii che ero di peso. Presi la macchina e me ne andai. Ricordo ancora, era sotto la pioggia, non sapevo dove andare a dormire in macchina. Avevo una Polo nera a maniche lunghe, molto bella, molto molto bella, un paio di jeans blu molto carine, un paio di scarpe da ginnastica nere basse, molto carine, ero vestito molto bene, tutto rasato a zero, pulito, nel tempo ero magro, con gli addominali perché andavo a correre. E niente, trovai alla fine posto per dormire sempre lì all'Interporto, in un parcheggio che a quel tempo, diciamo, da quel parcheggio esterno dell'Interporto, dalla parte, diciamo, un parcheggio che non usava nessuno, tranne venerdì sera per andare a una pizzeria lì vicino, la pizzeria del Circolo, ma anche lì il parcheggio era piccolo e rimaneva quasi sempre vuoto lo stesso. Insomma, dormii lì, fu la prima serata sotto la pioggia e mi ricordo ancora quel giorno, quella sera, che stetti lì, mangiai una scatoletta di tonno, un pezzettino di pane. È una mela, mi sembra, un frutto, una pera. E mi ricordo ancora che avevo questo senso di colpa, no? Di non essere andata a lavorare. Però allo stesso tempo stavo bene. Mi sentivo, il peso che avevo sullo stomaco stava risalendo su e veniva fuori dalla bocca, piano piano. E quella fu la prima nottata. Dormii bene. Però mi ricordo mi svegliai stranamente tranquillo. Mi svegliai stranamente tranquillo. Non mi chiesi che faccio, se trovo un altro lavoro, se chiedo aiuto alla mia sorella, a qualcun altro, no.
mi ricordo che mi svegliai il giorno dopo, sabato 31 maggio 2008, e dissi: questa non è vita, qui c'è da cambiare vita. Era abbastanza intelligente già a quell'epoca, quel bricio, insomma, quell'intelligenza che insomma, un pochino ho sempre avuto, dai. Che mi dissi che non ho particolare talento, avevo già quasi 32 anni, dissi: non so cosa farò nella vita, ma visto che lavoro tanto, questi 2 anni ho lavorato davvero tanto e alla fine tutti i fine mese sono senza soldi, mi dissi: probabilmente il lavoro, non dico non fa per me il lavoro, ma probabilmente non è la strada, non dico neanche per la felicità, ma per la serenità, la tranquillità. Guadagno non ce n'è, stai male, cioè chi lo fai a fare? Chi lo fai a fare? Cosa lo fai a fare? E questa fu la prima nottata che passai dal senza tetto nel lontano venerdì 30 maggio 2008. Bene, il racconto è concluso, spero vi sia tra virgolette piaciuto, non so, magari qualcuno ci ha ritrovato, ho visto nei commenti dello scorso video che qualcuno bazzica per vari motivi nelle messe, c'è chi ha il fratello, vabbè, magari qualcuno si è ritrovato per certi aspetti. Io niente, vi auguro di passare una buona giornata se guardate i video di giorno, una buona serata e nottata se lo guardate di sera o di pomeriggio. Iscrivetevi al canale, leggete il blog che ci tengo, ci saranno un paio di post che pubblicherò, spero a breve, se mentalmente starò bene. Tengo tantissimo al blog, ragazzi, dal blog non ci guadagno una cifra, non c'è pubblicità, però ci tengo veramente tanto, più che ai video ci tengo perché mi piacerebbe fare video dove mostro varie città, casomai viaggiassi o per altri motivi simili, anche perché non sono proprio di una grande bellezza, sono normale, diciamoci. Poi c'è la monetizzazione dei video che ancora non è partita, spero partirà a breve, che ci tengo sinceramente, perché ve lo dico sinceramente, se io perdessi la pensione e il solito guadagno o magari un po' meno lo prendessi dai video, a me andrebbe anche bene, guarda, ve lo dico sinceramente, potrei veramente viaggiare, sapere che mi arrivano questi soldi perché non dipendo dall'INPS, dall'Italia, da nessuno. Quindi ripeto, leggete i blog, iscrivetevi alla pagina Facebook, le solite cose, pollice alzato se lo volete fare, se no anche pollice in giù. Se mi volete vedere alla ghigliottina va bene lo stesso, all'impicca giù. Un bacio, un saluto, un abbraccio, vi ringrazio per aver guardato il video e niente, ci vediamo alla prossima. Bye bye!